gente, oggi vi diamo il benvenuto dal mare. Dopo la settimana 8 giorni in montagna, in Trentino, abbiamo deciso di fare la seconda parte delle nostre vacanze in Liguria, appunto al mare. Siamo in settembre, seconda metà di settembre, per cui il tempo è un attimino quello che è, né caldo né freddo. In questi giorni ha fatto anche un pochino di pioggia, comunque noi non ci fermiamo, non ci lasciamo fermare dal meteo e vogliamo anche qui accompagnarvi a conoscere dei luoghi insoliti. Allora, siamo a Borgo Verezzi e abbiamo deciso di puntare il nostro radar verso dei luoghi un attimino meno conosciuti rispetto ad altri. Per esempio, queste cave. Per raggiungerle bisogna seguire le indicazioni per Verezzi e quindi Via delle Cave. Un breve tratto a piedi, c'è un piccolo parcheggio dove poter lasciare l'auto e poi si viene alla scoperta di questo posto che oramai è dismesso da tantissimo tempo, ma che resta comunque suggestivo. Andiamo quindi alla scoperta delle cave di Borgo Verezzi. Andiamo! Sul massiccio montuoso di Verezzi, fronte mare, la vecchia cava è ancora oggi testimonianza dell'antico sito estrattivo risalente al XVI secolo, quando a mano si estraeva la pietra dalle calde tonalità bruno-rossastre destinata a prestigiosi edifici aristocratici a Genova e nel feudo dei Doria, a Loano. Dal sito, oggi liberamente visitabile, la coltivazione della cava procedeva in galleria. Il crollo della grande volta della cavità artificiale venutasi a creare, avvenuto ad inizio Novecento, provocò la cessazione delle attività estrattive. È davvero incredibile pensare che il sottosuolo di Borgo Verezzi sia un'immensa cavità di stalattiti e stalagmiti e che la frenesia del mondo in superficie sia speculare al silenzio di un mondo oscuro tutto da esplorare. Le grotte furono scoperte del tutto casualmente nel 1933 da un gruppetto di ragazzini intenti a giocare che si imbatterono in una sorta di portale magico che permise di scoprire la bellezza del sottosuolo della piccola località marina. Carbonato di calcio e carbonato di magnesio danno vita a un teatro fatto di colori e concrezioni dalle più svariate forme. A dei tessuti. Infatti il signor Dentella in persona ha chiamato questa il mantello di San Martino. Lì dietro, sempre con un po' di fantasia, riusciamo a intravedere l'orecchio di un elefante. Sì.
scade molto molto rapidamente. Andrà quindi a depositare una piccola quantità di minerale che andrà a creare dei piccoli anellini che poi sovrapponendosi formeranno questa concrezione lunga, sottile, bucata all'interno. Quando l'acqua per farci... Originato da Colin. Quando c'è il laghetto, quindi dovete immaginare questo buco qua con noi